tutto che vale doppio per come si era messa la partita contro un gran bel Pontedera? Ma non è che vale doppio, sicuramente recuperare uno svantaggio è un fatto sempre positivo, ha dimostrato la squadra carattere, determinazione, gruppo coeso, questo è importante, se fa bene sicuramente mi auguro che riusciamo a scappare da questo campionato, che è un campionato che non ci appartiene sia per la qualità della squadra sia per la storia della, chiaramente della città, e sia per le potenzialità stesse che ha il club. Tutte caratteristiche che ha ridonato Perrone a questa squadra che in avvio non riusciva proprio ad ingranare. Ma Perrone ha messo in campo in modo corretto la squadra, questa è una squadra che era stata allestita per giocare il 4-3-3, infatti gioca col 4-3-3 e oggi fa risultato, insomma. Purtroppo era stata snaturata nei ruoli e soprattutto anche nell'impostazione così di gestione del gruppo, e dove siamo create grandi divisioni, e non a caso io poi ho voluto sostituire appunto lo staff vecchio dopo appena 3 giornate, perché ritenevo che non fosse nella condizione di gestire un organico di livello come questo della Salernitana. Lo Tito circondato dall'affetto dei tifosi, anche quelli del Pontedera, ora bisogna far scoccare l'amore vero con i tifosi della Salernitana, ci sono stati segnali importanti. Passi in avanti dei tifosi, vogliamo chiuderla quella querelle che si era aperta nelle scorse settimane? Guardi, qui da parte di mia non c'è nessuna querelle, c'è soltanto una considerazione che deve essere supportata dai comportamenti. Quindi la società, e quindi il sottoscritto, insieme a mio cognato, abbiamo messo in atto tutta una serie di azioni volte ad accrescere il potenziale di questo club, di questa squadra, attraverso investimenti, attraverso organizzazione, attraverso ogni azione che è volta appunto a far sì che la squadra possa raggiungere degli obiettivi importanti, come quella di sicuramente vedere una soluzione diversa da questo campionato. E i tifosi forse non hanno capito l'importanza degli sforzi che noi abbiamo profuso per raggiungere questi obiettivi, e soprattutto non si rendono conto che noi siamo una squadra che al di là delle risorse economiche lavora per l'organizzazione, lavora per dare anche a loro un supporto di facilitazioni, mi riferisco ai voucher che sono stati, credete, contro, facendo veramente un confronto molto serrato con le istituzioni preposte, mi riferisco all'osservatorio, mi riferisco alla Lega stessa, e forse probabilmente la tifoseria non ha apprezzato come doveva accadere o sarebbe dovuto accadere questi sforzi che ha fatto la società per mettere in condizione di poter, io penso che di poter essere favoriti e agevolati. Con i toni pacati, con la serenità, però questa squadra sta raggiungendo i risultati, e questo è quello che conta. Penso che vede, il fatto stesso che abbia sostituito la terna, di carattere tecnico, perché io ho sostituito l'allenatore in seconda e il preparatore, non l'allenatore dei portieri. Questo ha consentito sicuramente di far quadrare, di rendere più quadrata una squadra che aveva tutte le potenzialità, torna a rivedere, e che soltanto erano mal espresse, perché è come dire, ho sempre detto all'inizio, che avevo affidato una Ferrari a una persona che non sapeva guidare la macchina, quindi questo è un po' era il problema. Velocemente, avete visto il manto sintetico della Limonta, quello che dovrebbe essere messo anche al Volpe, che impressione avete avuto? Dunque, il manto che noi metteremo al Volpe, senza togliere nulla a questo di Pontedera, è un manto di ultima generazione, di una generazione superiore. Questo è un golden, il nostro è un extra golden, super gold, quindi un extra, quindi è migliore, diciamo. E sicuramente noi abbiamo subito un po' questo tipo di campo, perché la squadra è abituata a giocare su un campo naturale, e quindi su un campo sintetico come questo la squadra ha avuto purtroppo una defaianza di adattamento, come avete visto, sia per i rimbalzi sia per la velocità della palla, eccetera. Questo significa che non vogliamo togliere il merito al Pontedera per quello che ha fatto in campo, sicuramente è una buona squadra, messa bene in campo, gioca bene, ha un grande entusiasmo. Io il campionato è lungo, vedremo se la tenuta della Salernitana consentirà di dimostrare che poi alla lunga forse i valori emergeranno anche del tasso tecnico della singola slash. Volpe pronto il? Questo lo devo chiedere adesso al Comune, perché è il Comune che si sta dedicando a questo tipo di capitolo. Mi pare però noi abbiamo insieme sinergicamente messo tutte le condizioni per poter accelerare il prima possibile l'ultimazione dei lavori, attraverso anche l'ausilio del credito sportivo. Grazie Presidente. Prego.